La nostra tappa del giorno è Terlizzi, città dei fiori, che ci dà subito il benvenuto con lo spettacolo della sua torre normanna, meglio nota come Torre dell'Orologio, tutto quel che rimane di un complesso sistema difensivo che aveva il suo cuore nel castello. Maestosa, è alta ben 31 metri ed è sormontata da un'edicola campanaria, con il padiglione ornato da maioli che con i simboli zodiacali in basso rilievo è sostenuta da 4 possenti colonne. La città antica, borgo medievale tra i più integri di tutta la regione, è cinta dallo Stradone, che ripercorre il tracciato delle antiche mura e custodisce monumenti di particolare valore artistico e architettonico. Come la chiesa di San Gioacchino, con l'annesso complesso monastico, eretto a partire dal XVIII secolo alle monache clarisse, dalla facciata barocca e dalla torre campanaria arricchita di archi, busti e vasi di coronamento. L'interno è tipicamente barocco, reso ancora più sfarzoso da numerosi stucchi dorati. Sull'altare maggiore, la suggestiva rappresentazione della morte di Sant'Anna, a cui in origine era dedicata la chiesa, sormontata da un'icona dell'Annunciazione, probabilmente entrambi realizzati dallo stesso autore. Sembra sottolineare l'importanza attribuita dalla città all'arte anche Palazzo di Città, dall'aspetto classicheggiante e dalle numerose colonne che al primo piano sembrano sorreggere la balconata superiore. Proseguiamo la nostra passeggiata lungo le vie della città. Delle piazze ammiriamo l'eleganza degli scorci e la bellezza, fino a giungere ai piedi della bellissima cattedrale di San Michele Arcangelo, che è uno dei più importanti esempi di classicismo in tutta la Puglia. Quattro coppie di possenti colonne corinzie sostengono il frontone della centrale finestra lunettata. All'interno ancora il tema della colonna corinzia, la cupola decorata alla Cunari e tra le navate opere di particolare valore e arredi di pregio, tutti di artisti e artigiani locali. Molti anche gli esempi di architettura civile cittadina di rilievo, e tra questi il palazzo appartenuto ai baroni De Gemmis, risalente al XVIII secolo, di cui sono da menzionare lo stile della balconata e il decoro del portale, su cui capeggia integro l'antico stemma del casato. Dal tipico stile ottocentesco è invece la sobria facciata della chiesa di Santa Maria la Nuova, con annesso convento. Al suo interno la chiesa custodisce, tra le altre cose, una bella tela della Vergine e il Bambino in trono tra i santi Giovanni Battista e Francesco d'Assisi, un importante pulpito carenato e una tela della Madonna del Rosario, ornata da una fastosa e monumentale cornice che riporta nel rettangolo alla base una rara rappresentazione della battaglia di Lepanto. Altri esempi di architettura civile sono ancora, tra gli altri, il Palazzo della Pinacoteca Comunale de Napoli. E Palazzo de Pau, appartenuto a una delle famiglie aristocratiche più in vista di Terlizzi e caratteristico per i busti che sormontano la balconata del piano superiore. Thank you.
Nel borgo San Ignazio ha sede l'omonima chiesa, eretta agli inizi del Settecento, ma dalla facciata tipicamente neoclassica del 1882. L'interno custodisce numerose opere d'arte, tra cui la pala dell'altare maggiore e le statue lignee. Fu invece ultimata solo nella seconda metà del secolo scorso la chiesa del Crocifisso, che prende il nome dal bel crocifisso ligneo del Volpe, conservato all'interno. La facciata, molto semplice, è affiancata da un piccolo campanile maiolicato ed è arricchita dalle statue in terracotta degli apostoli Pietro e Paolo, poste in alto. Nota come chiesa di Santa Maria delle Grazie è il complesso conventuale dei frati cappuccini risalente al XVI secolo, in origine costruito al di fuori della città, ma oggi completamente inglobato in essa, per effetto dell'imponente sviluppo urbanistico dell'area comunale. Proseguendo nella nostra visita, giungiamo alla seicentesca chiesa dell'Immacolata, detta anche del Purgatorio, costruita su una chiesa precedente dalla facciata a bugnato e dal campanile che unisce in sé tratti in stile neoromanico a tratti in stile barocco. In un esuberante barocco, ricco di decorazioni a stucco, è anche realizzato l'interno. Tra gli elementi di particolare pregio, la tela dell'Adorazione dei Pastori del Giaquinto, l'altare maggiore in marmi mischi di provenienza napoletana, 8 grandi tele ispirate alla vita della Vergine e una grande tela con la Trinità e l'Immacolata tra i Santi Maria Maddalena e Carlo Borromeo e in basso le anime purganti. Il patrimonio artistico e architettonico di Terlizzi è davvero infinito. Non possiamo non soffermarci ad ammirare il sontuoso e articolato portale dedicato ad Anseramo da Trani e risalente al XIII secolo. E poi ancora, lungo i viottoli a raggiera che costruisco continuamente ancora nuovi spettacolari angoli panoramici. La chiesa di San Giuseppe, originariamente dedicata a San Bartolomeo, di cui custodisce ancora una statua in legno dorato del 600. L'Arco del Riposo, sulla cui volta è raffigurata la Vergine. Chiesa dei Santissimi Medici, di fine Ottocento e dalle linee neogotiche, dall'interno piccolo e raccolto, che ospitano le tanto venerate statue dei Santi Cosma e Damiano del Volpe. Dulcis in fundo, il santuario della Madonna di Sovereto del XII secolo, dai preziosi stucchi rococò, l'altare ligneo e i tantissimi ex voto lasciati dai fedeli graziati dalla Madonna Nera di Sovereto, patrona della città, di cui è presente un'icona bizantina.